Allora, Luigi Rotondare è un membro del tavolo, quindi gli prego una sintesi totale. Allora, però, Io ringrazio Simone per avermi invitato a questo tavolo. Non sono un medico, sono un ricercatore, però ho imparato delle cose e sono rimasto davvero sorpreso di capire che esiste un sistema sanitario nazionale in cui non esistono organismi di controllo e un'azienda, non esistono organismi di controllo dotati di poteri tali da permettergli di intervenire sull'andamento della spesa e quant'altro. Per cui adesso capisco perché di tanto in tanto c'è l'intervento della magistratura, ecco, e quindi veniamo a sapere qualcosa. Ma non è questo il motivo del mio intervento. Il motivo del mio intervento è metodologico. Scusate. Allora, l'elemento che è stato messo alla base di diversi interventi, come l'elemento che potrebbe far saltare il sistema sanitario nazionale, è l'invecchiamento della popolazione. Dicevo a uno dei relatori che il problema dell'invecchiamento della popolazione è un argomento abbastanza discutibile. C'è un articolo su Science, chi vuole glielo mando, che dimostrava che l'impatto previsto dall'invecchiamento della popolazione in termini di incremento della spesa sanitaria era solo un quinto di quanto i catastrofisti presupponevano. Questo perché? Perché se uno non si cura l'ipertensione a 50 anni, a 55 comincia ad andare in scompenso cardiaco e fa 20 anni, morendo a 75, che è disabile, ha bisogno di una pensione, di un aiuto sociale e quant'altro. Se invece quell'ipertensione viene tenuta sotto controllo, l'impatto in termini economici e sociali è molto minore. Questo è un punto di vista che non è dimostrato, perché in scienza non c'è niente di dimostrato, ma è un'ipotesi molto affidabile. Solo un quinto di quanto si pensi oggi che sarà in termini economici l'impatto dell'invecchiamento della popolazione in termini economici. Ma c'è una bomba atomica sul sistema sanitario nazionale, universale e gratuito, molto peggiore dell'invecchiamento della popolazione, ed è dovuto all'emergere di due settori. Uno, quello delle malattie rare. Oggi siamo a 8.200 malattie rare. La terapia costa 300.000 euro l'anno per un paio. La Gaucher e la Fabry sono quelle da accumulo lisosomiale, ma altre terapie stanno venendo fuori. Per esempio, una mia cugina mi ha fatto studiare in questo periodo questo nuovo anticorpo che costa 3.000 euro al mese, perché in fascia C è stato approvato sia dalla Food and Drug Administration che dall'EMA, ma in Europa, almeno in Italia, è in fascia C. Questo, scusa, ho finito. No, dicevo, qual era l'altra, infatti? L'altra cosa è il cancro. Il cancro, che oggi viene curato con roba fuori brevetto e quant'altro, sta per arrivare in una nuova epoca. La nuova epoca è quella dell'immunoterapia attiva, che è basata sulle CAR T cells. Cioè, vuol dire, si prende il sangue di un cristiano, lo si manda a Los Angeles, dove c'è un centro, in quei linfociti viene messo un recettore per l'antigene tumorale, le cellule vengono espanse all'aeroporto, vicino all'aeroporto di
Los Angeles e vengono rimandate in tutto il mondo. Quest'anno dovrebbe essere approvato per i tumori ematologici, ma diventerà applicabile molto probabilmente per i tumori solidi nei prossimi 2 anni. Questo vuol dire che una terapia di questo genere costa 350-400 mila euro. Ecco perché questo tavolo è estremamente importante. Perché? Perché ogni soldo che viene messo in sanità deve dare il maggior risultato possibile, altrimenti non esistono criteri di sostenibilità se le siringhe che costano 3 centesimi vengono pagate 60, certo. Tanto per dirne uno. Quindi la bomba atomica c'è, a mio parere non è l'invecchiamento della popolazione, è l'emergere di nuove terapie e nuove tecnologie. Grazie per Grazie mille Luigi.